collaudiamo noi la camera da letto così a un ma un. Ma piantala! E poi lo sai che sono fidanzata con Omar. E che palle sempre con sto Omar fra i piedi. E sono pure tendenzialmente fedele. Allora, come va? Tutto a posto? Vero? Carino questo attichetto, C'è pure un terrazzo con vista panoramica, se la spassava bene, monsignore, E magari ogni tanto gli dava pure una bella spruzzata di acqua santa, tanto per purificare e benedire l'ambiente. Ascanio, piantala. Ascanio, per benedire l'ambiente. È una santa persona, monsignore. Santissima. Peccato che se la sia goduta per poco questa bella casetta. Eppure dico, l'ho capito perché l'ha lasciata, è così comoda, carina, è pure vicina alla navigazione che da qui ci potevamo andare a piedi. Su questo c'è mistero assoluto. Comunque una cosa è certa, Issa Es ha chiamato Margotino. Essa, vieni, sicciotto, sconocchiami tutta. È giusto come vai, Claudio, alla sera. Che spiritoso, io che ne saccio. Lenta, signora Pallecchia. Pallecchia, ma come mi ha struppiato il cognome dell'anima santa e benedetta di mio marito, il commendatore Gennarino Pellecchio, pace all'anima sua. Ma insomma, ma come mi permette? Ho capito! Che guarda a fare? Qua pure le punci hanno la tosse, ma che ne so io? Dico, spero che lei non sia venuto solo per raccontarci le avventure erotiche del precedente inquilino di questa antichità. È vero. Io sono venuta qua per il gatto. Il gatto. Come no? Il mio Merlino. Uè, è un'angora di razza, Un batuffolone di seta bianca. E allora? E allora, voi dovete sapere che il mio Merlino tiene la brutta abitudine di saltare attraverso il muretto sul vostro terrazzo. Ma cosa succede qui? Il signore sarebbe il portiere dello stabile. Capisco, allora cosa desidera? No, mi scusi tanto, sa, ma io avrebbe accompagnato una signorina, la mezza zocca. No, una fatta bene, che è rimasta sul pianerottolo. Non l'ho fatta entrare per delicatezza, Una delicatezza. No, siccome che dice che cerca l'onorevole, io non conosco nessun onorevole in questo palazzo. A meno che non sia lei che è nuovo, No, no, qui non c'è nessuno onorevole. Allora che faccio, la mando via? No, la lasci passare. Amore! Amore! Ma come ti salvo in mente di chiamarmi onorevole con il portiere? Che ne so, Pulcino, mi è scappato così. Non ti deve scappare! Qui è un acquato continuo. La vicina di casa mi ha quasi riconosciuto, il portiere mi guardava strano. Poi va a finire che si mettono in mezzo tutti i furbetti del pianerottolo, della guardiola, del sottoscala, a chiedere le raccomandazioni. Che porco! Confessa, chi ti manda, È qualcuno dell'opposizione o peggio ancora qualcuno della maggioranza che vuole farmi le scarpe? Le scarpe? Veramente non è, ad essere sincero, né l'uno né l'altro. E allora è qualcuno d'altre tevere. Sei forse il fotografo dell'Osservatore Romano? Osservatore Romano? Ma te che? Io sono pure mezzo anarchico e mangiapredi, figuriamoci. E allora? Guarda, io adesso chiamo il 113 e ti denuncio per violazione della privacy, violazione di domicilio, tentato furto e anche per concussione, tanto quella ci sta sempre bene. Onore! Signora! Onorevole! Signora! Adesso vi posso chiamare così. Adesso sì. Come eravate bella ieri sera in Coppo TG1. Grazie, signora. E quelle belle parole d'augurio pronunciate dal Presidente della Repubblica. Sì, mi sono sentita tanto orgogliosa. Grazie, hanno chiamato tutto quanto a vedere la televisione. Ho detto, guardate, quello è il mio vicino di casa! E nessuno mi ha creduto. Signora, la ringraziamo della sua gioia che condivide insieme a me. Onore, mi sono sentita tanto orgogliosa. Sentite, è la prima volta che io mi trovo proprio a guardare da vivo un sottosegretario di Stato. E facitemi tuccare quando mi capita più, onore! Signora Zucchelli, ancora da queste parti. Sono venuta a ispezionare che succede in questa specie di bordello. Ma signora Zucchelli, che va dicendo? Dov'è mio marito? Dov'è il cosiddetto sottosegretario alla famiglia? Signora Zucchelli, ma suo marito oggi qui non si è proprio visto. No. È alla camera. Alla camera da letto! Dei deputati! E io vado a ispezionare la camera da letto! Maglia Zucchelli, esci fuori! Madonna santa Benedetta! Passa Madonna che avventura! Mamma mia che avventura, sono vivo per miracolo! Per miracolo sono vivo! Grazie! I nostri pompieri! I nostri pompieri! Siete stati degli angeli! Lei dice cose sagge, onorevole, ma per questa volta gradirei che la questione restasse, diciamo, riservata. Posso contare anche sulla vostra discrezione? Capirete? Certo, capiamo. Sapete che vi dico? Io faccio finta di essere venuta qua soltanto per riprendermi il gatto e me ne torno a casa. Ho già dimenticato tutto. Siete una mana che fatienta! Ma che bella riunione! Politica, vero, Il sottosegretario alla famiglia, in kimono!
Guardi, approfitto dell'occasione per portarle il conteggio aggiornato delle rate condominiali. Sai, ieri sera abbiamo fatto la riunione e l'abbiamo approvato il riconsultivo. Pure a me, no, poi io del pagamento. Meno male, non è una raccomandazione. Approfitto inoltre, non so se posso. Posso? Già che c'è, può. Che cosa c'è? Ecco, c'ho qua giusto un appunto personale per lei, sa. Mia moglie insegna fuori Roma, se lei potesse farla avere un riavvicinamento, insomma onorevole, si tratta di ricongiunzione familiare. Certo, io come sottosegretario alla famiglia... No! I pompieri no!